Buonasera, siamo al terzo appuntamento di Dialoghi di Scienza, la manifestazione è voluta da Sardegna Ricerche per favorire l'incontro tra scienza, tecnologia e società. Oggi parliamo di una convivenza molto scomoda, una convivenza forzata, la convivenza con l'inquinamento. Abbiamo qui con noi un epidemiologo, illustre, Fabrizio Bianchi, che è responsabile dell'unità di epidemiologia ambientale dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa. È un istituto prestigioso che fa molti studi sulla materia della salute. E chiediamo a Fabrizio Bianchi qualche domanda su come convivere con i veleni. E la prima domanda che gli faccio è: perché è importante per tutti noi comprendere il rapporto molto complesso che c'è tra noi e l'ambiente e tra l'ambiente e la salute? Ma è importante perché se si capisce quali sono le interazioni fra vivere immersi in questo ambiente e poi cosa ne può subire la nostra salute, evidentemente possiamo anche essere attivi nel proteggere la nostra salute e nel proteggere la salute degli altri. Quindi capire bene tutto quello che si fa all'ambiente, come per noi può essere utile per fare prevenzione primaria. Quando io parlo di prevenzione intendo sempre in questo caso prevenzione primaria, cioè eliminare quelli che sono i fattori di rischio, di inquinamento che sono dannosi per la salute. Poi questa è la prevenzione più importante da fare, cioè cercare di eliminare o di ridurre al minimo. Poi si possono fare anche delle cose diverse, che sono quelle di capire il prima possibile quali sono i danni, e qui questa è prevenzione secondaria. Però concentriamoci su prevenzione primaria, che significa capire quali sono i pericoli, capire se questi pericoli per l'uomo diventano un rischio e capire come possiamo sottrarci a questo rischio. Ecco, il singolo cittadino che cosa può fare per costruirsi una mappa del rischio proprio ad uso territoriale? Perché poi l'inquinamento è territoriale, magari siamo qui a Cagliari, c'è un tipo di inquinamento, a Pisa ce n'è un altro, a Roma un altro ancora. Che cosa possiamo dire ai cittadini? Come costruire questa mappa? Che significa anche fare prevenzione in prima persona, quindi sapere quali sono gli inquinanti, a cosa ci si deve esporre e anche avere una coscienza ambientale. Difficilissima la domanda. Gli inquinanti sono migliaia e noi siamo immersi fra quello che mangiamo, quello che respiriamo, quello che tocchiamo. Sono decine di migliaia di inquinanti. Molti di queste sostanze sono state testate, ma la maggior parte non sono neanche state testate, quindi si parla di centinaia di migliaia di sostanze che non sono neanche state testate dall'industria quando vengono immesse nell'ambiente. Quindi di molte noi non conosciamo neanche il potenziale rischio e quali possono essere le conseguenze. Quindi viviamo in un mondo in cui bisogna in parte conoscere, in parte prendere precauzione anche quando si conosce poco. Quindi usare con intelligenza anche il principio di precauzione. Questo non significa che per tutto ciò che non sappiamo bisogna evitarlo o bisogna non fare, perché sennò diventerebbe per noi costrittivo, non si potrebbe più vivere. Significa però conoscere sempre di più, il cittadino deve chiedere sempre di più, deve avere informazioni corrette, e questo non è semplice, perché non tutte le informazioni scientifiche non tutte le informazioni sono scientificamente valide e non tutte le informazioni scientifiche sono rigorose. Quindi non è facile oggi, in internet o in volumetti o in libri si trovano molte cose imprecise, e quindi il cittadino come fa a orientarsi fra tutte queste cose che può leggere e tutta questa informazione a cui può accedere? È difficile, però non è impossibile. Intanto una traccia è che ci sono degli enti che sono enti che fanno questo istituzionalmente.
e quindi enti come l'Istituto Superiore di Sanità e quindi enti come l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro o con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo stesso CNR, cioè l'Istituto Nazionale per la Prevenzione per l'Ambiente. Tutti questi enti, essendo istituzionali, non è detto che qualche errore si può fare, ognuno può fare qualche errore, però grosso modo le informazioni che si possono ricavare dalle pubblicazioni e dai siti di questi enti sono di qualità, diciamo, se si desse le stellette certo, come certo. Per gli alberghi si meriterebbero più stellette, certamente, che non tante altre cose che si trovano magari in giro in rete. Questo non significa che il lavoro che fanno anche comitati, associazioni di mettere informazioni in rete sia un lavoro inutile, è utile, però il tutto poi deve tornare ad una complessiva valutazione delle sostanze e delle esposizioni a queste sostanze, e la cosa è complessa, ci si mette tempo per definire se una sostanza e quanto essere esposti a questa sostanza può far male, però molte cose si sanno, e perlomeno su quelle che si conoscono, come tutte le sostanze cancerogene, tutte le sostanze mutagene, tutte le sostanze che hanno un effetto di modificazione del nostro metabolismo endocrino, degli ormoni, molte di queste informazioni ci sono e vanno utilizzate, ma vanno utilizzate come? Vanno utilizzate per fare queste mappe. Ora, queste mappe sono mappe sia territoriali sia mappe anche individuali, perché anche gli individui possono avere delle caratteristiche tali per cui sono più o meno suscettibili. Sapendo anche una cosa in più, bisogna dire che la genetica, come era concepita fino a qualche anno fa, è in larga misura oggi superata dal fatto che ci sono conoscenze nuove su quella che si chiama epigenetica, e cioè sul fatto che non c'è solo il nostro patrimonio genetico che è importante, ma c'è anche come questo patrimonio genetico viene modificato dall'ambiente, perché l'ambiente può modificare il nostro patrimonio da quando siamo dentro l'utero fino a durante tutto il corso della vita. Non è un patrimonio, non si dice delle volte per farci capire, si dice che noi abbiamo un hardware che è la doppia elica, il DNA e i geni, questi oggetti che hanno scritto sopra molte informazioni, ma non è solo la modificazione di questi geni dell'hardware che può fare essere pericolosa, ma c'è anche la modificazione del software, cioè come questi geni lavorano. Allora, anche la modificazione del software può arrecare dei danni alla salute, o può anche migliorarla la salute, perché ci sono modificazioni anche positive, cioè a mano avvengono delle modificazioni. Queste avvengono durante il corso della vita, e quindi è per questo che è importante fare prevenzione primaria, cioè anche senza conoscere tutto quello che noi vorremmo sapere sulle sostanze e sulla nostra esposizione. Noi, se sappiamo che viviamo in un'area inquinata, bisogna abbassare il livello di inquinamento. Ecco, è molto complesso fare questa mappa, bisogna conoscere da fonti attendibili, quindi da fonti istituzionali, e poi bisogna anche avere una coscienza civica che ci porti a incidere poi nella società, e quindi a costringere in qualche modo le istituzioni a cambiare i parametri. Per esempio, se viviamo in una zona industriale, se è permesso all'industriale di inquinare, è evidente che chi lavora nella fabbrica e chi abita nei dintorni, come qui a San Rocco per esempio, sarà esposto all'inquinamento. Come potremmo fare? Cioè, come dovrebbero essere costruiti questi poli industriali per ridurre l'impatto dell'inquinamento sulla salute? Dunque, ci sono due cose che non sempre vanno in parallelo fra loro: le normative e le conoscenze scientifiche sulla protezione della salute.
Ora, le normative di solito vengono aggiornate sulla base delle conoscenze scientifiche, ma impiegano tanto tempo per essere aggiornate. E poi ci sono spinte, soprattutto da parte dei produttori, a non tenerle troppo basse, perché tenendo troppo basse, per esempio, le emissioni, si dovrebbero utilizzare delle tecnologie molto più costose. Quindi le normative sono, diciamo, un pochino delle volte più permissive di quelle che sono le conoscenze scientifiche più recenti, alle quali le leggi ancora non si sono adeguate. Quindi si rincorrono le conoscenze e la normativa, e di solito è la normativa a essere più indietro rispetto alle conoscenze. Sull'inquinamento atmosferico, per esempio, i dati di riferimento, i limiti di riferimento ammessi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per le polveri di dimensione sottile, fini, è molto più bassa di quelle che sono le normative europee e la normativa anche nazionale che ha recepito quella europea. È chiaro che se l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice dei valori molto più bassi, significa che per proteggere la salute bisognerebbe rispettare quei valori. Invece la normativa dice che quei valori possono essere sforati e si deve rispettare dei valori più alti. Allora qui c'è sempre la diatriba che c'è fra, quando si va a discutere di queste cose, che da una parte i produttori dicono noi stiamo rispettando la legge, ed è vero, stanno rispettando la legge, e dall'altra parte i ricercatori e i cittadini dicono sì, ma noi sappiamo che anche rispettando la legge ci possono essere dei danni alla salute, perché vengano quantificate in un modo diverso e perché i livelli dovrebbero essere più bassi. E questo fa parte di quella che è la discussione che dovrebbe avvenire a livello sociale, cioè ottenere il massimo di abbassamento delle emissioni. Ma questo è vero per una fabbrica, ma è vero anche per le emissioni da auto e veicoli, del riscaldamento, o è vero anche per quello che si immette dentro gli alimenti. E allora come si fa ad abbassare ancora di più e a limitare? Bisogna su questo far partecipare direttamente anche chi prende le decisioni dentro il processo decisionale. Cioè il processo decisionale per decidere cosa fare non può essere fatto da scienziati e cittadini, tecnici insieme ai cittadini che poi presentano delle richieste, ma deve essere un percorso in cui partecipano tutti, perché siamo tutti interessati a questo percorso. È interessato il cittadino, è interessato il tecnico, è interessato chi fa il produttore, per esempio, e ha una industria. E quindi solo partecipando e convincendoci a vicenda di questa, della bontà di certi dati scientifici, perché poi dove avviene uno dei problemi, uno dei punti più critici? Nel sostenere, per esempio, che i dati scientifici risultati non sono ancora solidi, non sono ancora stabili, non sono ancora definitivi. E allora per gli scienziati magari sono già solidi e sufficienti, e per l'altra parte invece non sono ancora sufficienti. Questo è un punto critico. E possiamo spiegare come si giunge proprio a questa conclusione che l'esposizione a un determinato inquinante, per esempio il benzene, crea danno alla salute? E quali sono gli inquinanti per cui tutti sono concordi nel dire che sono dannosi per la salute? Dunque, ci sono degli inquinanti che sono stati studiati di più, come il benzene, e sono stati studiati talmente in profondità e talmente diffusamente che sono stati già classificati come cancerogeno certo. Il benzene, come l'amianto ad esempio, sono cancerogeni certi. Quindi non c'è più da fare degli studi per dimostrare, ma c'è solo da fare degli studi per evitare, oppure c'è solo da fare delle operazioni, degli interventi per evitare che ci sia un'esposizione a questo. Quindi anche qui molte volte si sbaglia quando si dice c'è da studiare ancora, o i ricercatori che vogliono studiare ancora. Io sono un ricercatore, ma non parlo contro il mio interesse quando dico che ci sono studi diversi da fare quando siamo di fronte
a degli inquinanti che si sa già che sono e pericolosi. E quali sono? L'amianto, ma il benzene, tanti, il fumo di sigaretta, l'anidride solforosa? Ma sono tantissimi, sono tantissimi. Quindi potremmo già concentrarci su questi. Sono tantissimi e sono in compagnia, non sono mai isolati, a parte l'amianto che molte volte è isolato perché sono fibre particolari che stanno o dove nelle cave dove veniva scavato e ottenuto, oppure erano in fabbriche come l'Eternit dove veniva utilizzato a scopo produttivo. Ma se no, di solito questi altri inquinanti, quelli gassosi per esempio o quelli che stanno nelle polveri, sono sempre in compagnia. Non si troverà mai il benzene da solo. Si trova il benzene, ma si trova anche che chi produce, quando viene prodotto il benzene, vengono prodotte anche polveri, e sulle polveri ci stanno sopra dei micro inquinanti sulla polvere, che sono per esempio metalli pesanti, molti metalli pesanti sono pericolosi per la salute umana. Allora non si può vivere dentro una campana di vetro, perché questo è impossibile, vivere dentro una campana di vetro. Quello che si può fare invece è ridurre il più possibile l'inquinamento e ridurre il più possibile l'esposizione dell'uomo all'inquinamento, perché ci sono delle condizioni che permettono di distanziare certe produzioni e di avere e di utilizzare degli elementi di protezione, no? Che riducano l'esposizione. Questo è vero anche per i lavoratori. Troppo spesso ci dimentichiamo che è vero che i cittadini o le comunità sono esposte, ma i primi esposti sono chi ci lavora nell'industria, che oggi molte volte sotto il ricatto occupazionale diventa disponibile anche a stare esposta ad inquinanti pericolosi solo perché è sottoposta a una situazione di tipo occupazionale difficilissima, come nel caso di Taranto, come nel caso di tanti altri poli produttivi o ex produttivi. Questo non significa che invece vanno tutelati a fondo i lavoratori. Tutte queste sostanze che noi sappiamo essere pericolose devono essere sostanze che vengano ridotte drasticamente, sia nelle emissioni sia nel livello di esposizione. Come si fa a misurare quanto siamo esposti? E qui c'è la questione chiave, cioè non dobbiamo più aspettare di misurare gli effetti negativi sulla salute, aspettare che uno sviluppi un tumore, che sviluppi una malattia nervosa, che sviluppi una malattia cardiovascolare o una malattia neurologica grave o una malattia dell'apparato respiratorio. Questo può avvenire nell'arco di giorni, mesi, anni. Noi dovremmo invertire il nostro modo di ragionare e dire: per qualsiasi attività che io faccio posso valutare prima quelli che sono gli effetti che otterrò dopo se questa cosa la faccio. Nuovo impianto, modifiche a un impianto, modifiche a un piano traffico, modifiche che vado a inserire di tipo urbanistico, tutte queste avranno un impatto sulla salute. Io lo posso sapere prima, non dopo, perché quando lo vado a fare dopo, cosa succede? Che io vado a misurare dei danni che sono già avvenuti, e quando i danni sono avvenuti e i buoi sono già scappati dalla stanza, poi dalla stalla, interviene la magistratura, interviene perché il pubblico non è stato in grado di garantire, perché la magistratura di solito interviene quando ormai si è perso tempo o ci sono delle responsabilità, e poi interviene per motivi diversi da quelli della tutela della salute, ma per cercare i profili di responsabilità. E quindi invece il pubblico che deve tutelare la salute non può aspettare sempre dopo, perché passano delle volte decine di anni. Il caso Eternit, ma il caso di questi giorni di Bussi sul Tirino nella Val Pescara, cioè dimostrano, addirittura poi diventa inefficace anche tutto l'iter della magistratura, perché saltano i tempi di prescrizione e alla fine non si condanna neanche nessuno. E comunque sia, anche se si arriva a condannare giustamente chi è stato il responsabile, il problema è che chi è morto è già morto. Il problema chi è chi ha preso una malattia se la tiene, e la famiglia, e il dolore, e le sofferenze. Cioè è un tipo di epidemiologia che a me come epidemiologo mi interessa sempre meno fare,
A me mi interessa sempre più fare, misurare il livello di esposizione subito, senza aspettare il danno, attraverso per esempio un semplice biomonitoraggio, attraverso analisi di quelli che sono i nostri liquidi corporei o i nostri tessuti, sapere se stiamo acquisendo un eccesso di sostanze. Quindi da una parte dobbiamo intervenire a livello di politiche e dall'altra di prevenzione dell'impatto ambientale. Una domanda tecnica, spesso sui giornali leggiamo di studi epidemiologici e ci sono due termini, prevalenza e incidenza della malattia. Sono usati spesso impropriamente. Che cosa significa prevalenza di malattia, incidenza di malattia? Prevalenza di malattia significa tutti i casi di quella malattia, cioè prevalenza di diabete significa contare in una comunità quanti casi di persone col diabete ci sono. E in quel momento o in quel mese in cui si fa l'indagine o in quell'anno in cui stiamo facendo lo studio. Incidenza invece significa quanti nuovi casi ci sono di quella malattia, cioè mentre sto facendo lo studio ci saranno alcuni nuovi casi di malattia. Quindi sono due concetti, non uno migliore e uno peggiore, sono due concetti diversi, sono due misure di concetti diversi. È come se si apre un rubinetto e questo rubinetto produce delle gocce e sotto c'è una bacinella. Se si guarda la bacinella c'è la prevalenza, ci sono tutti i casi, cioè tutte le gocce che sono cadute in quella bacinella. Se voglio sapere invece quante nuove gocce ogni minuto, ogni mese o ogni anno, queste nuove gocce dicono quanto la malattia è aggressiva, quanti nuovi casi arrivano di malattia. Ci possono essere malattie che sono poco incidenti, cioè che sono pochi i casi nuovi casi di malattia, che però siccome magari sono persone che poi vivono a lungo, la malattia non è letale, nella bacinella troverò tante gocce dentro la bacinella, perché sono casi che comunque restano nella società. Ci possono essere invece malattie che sono molto letali e cui c'è un ricambio, perché le persone poi purtroppo, come nel caso del mesotelioma, muoiono le persone. Quasi tutti i casi di chi è stato esposto a amianto poi in un tempo molto lontano, perché il mesotelioma della pleura ha un tempo di latenza di 25-30, addirittura anche di più, fino a 40 anni di tempo di latenza da quando uno è stato esposto a quando sviluppa la malattia, però purtroppo poi una volta che la malattia si è determinata, la malattia è a letalità totale, non ci si salva. Ci sono malattie all'opposto, che uno se la porta dietro tutta la vita, ma anche questo, il fatto che si porti dietro una malattia per tutta la vita determina una qualità della vita che dovrebbe interessare, cioè non è il problema solo di sapere quanti, contare i morti o contare i ricoveri, ma è anche un problema di molte condizioni che poi fanno vivere una qualità di vita. Tant'è vero, i nuovi indicatori che ci sono non sono tanto più solo di prevalenza o incidenza, ma sono anche indicatori di qualità, di qualità della vita finché uno è in vita. Questo si fa una gran confusione negli articoli che si leggono sui giornali, perché appunto si confondano delle volte queste cose e anche noi siamo un po' in difficoltà, perché delle volte non è che tutte le volte si può stare a spiegare sempre tutte queste cose come se facesse una lezione, che può diventare anche una cosa... È una materia molto complessa e difficile, familiarizzare con l'epidemiologia non è facile, però mi sembra di capire che è necessario. Se vogliamo risolvere il problema, dobbiamo imparare ad avere a che fare con questa materia. Grazie Fabrizio Bianchi. Grazie a voi.